E ragazzi, andiamo a prenderci il finale di questo secondo capitolo di Uncharted, Uncharted 2, il covo dei ladri, gioco sicuramente 40 spanne sopra il primo capitolo. Mi è piaciuto molto, molto di più rispetto al suo predecessore. E ovviamente sapete benissimo che non finirà qui. Ecco Lazarevic. Colpo in testa e fine, no? Non è che si trasforma. Si trasforma. Andava distrutta la pietra, adesso diventa blu. Che diavolo? Drake. So che sei qui. Poco utile. Non sparate, fermi! Lui è mio. Mi spiace, amico. Non sei il mio tipo. È rimasto in vita solo lui. È fiù un cazzo, amico. No, non è possibile. Ma a me non è più carino. Merda. Addio. Ma se tipo gli ammazzassi tutta la ninfa che c'è? Dove sei? Affrontami da uomo, se lo sei! Ti affronto da uomo, ma c'hai ovviamente un'arma che... Basta un colpo, ma ammazzi. Dove sei? Eccoti. Non ti preoccupare, non serve che glielo ripeti. Forse non è che va a distruttare la linfa... Cioè che la distruzione della ninfa lo rende debole e poi va attaccato? Oh. Oh no. Sali. Di qua. Forza! Sparami! Ti sparo, però. Cioè, ti finisco il caricatore addosso e. Non hai neanche fatto mezzo graffio! Dai! Non si è visto che non ti ho fatto neanche mezzo graffio. Non si era capito. Grossa schifosa stronza. Cosa posso sparare? O forse potrei aspettare che lui si avvicini. Aspetta, fammi ci avvicinare. No! Ok. Tu credi di fermarmi? Ma prima o poi succederà. Questo gioco lo dobbiamo finire.
merda! E saltami addosso, va. Omuncolo, ma vedrai l'omuncolo. Poi come ti distrugge prima o poi. Prima o poi, non necessariamente adesso. Vieni a prenderlo. Ci viene, non serve che glielo ripeti, Nei. Non serve. Ma tanto non servono a niente perché lui ci scaraventa via. Scappa, 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 scappa. Dov'è? Non mi piace quando non lo vedo. Oh cazzo. Lo devo attirare vicino a queste fonti di luce. Per forza. Di linfa. No! Lui l'ha bevuta. Porti al tuo destino! Che l'ha bevuta. Devi berla anche te, Nathan. Quella è la soluzione della vita. Però queste cose si rigenerano, quindi volendo potrebbe essere un buon segno se si rigenerano, che gli tolgono forza, ma non c'è il rischio che tu spari tutto e lui è ancora vivo. Tagliere. Via, vice scaraventa. Cos'è che si è alzato? Qualcosa si è alzato. Aiuto. Comunque quest'ultimo scontro è bellissimo, eh. Colto? No. Colto nel senso che la linfa ti ha fatto qualcosa? Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Che forse sarà il piano terra. Leggermente conviene. Ma è che io non lo vedo. Giù. Giù, 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 giù. Ma se non c'ho possibilità di sparare vicino a lui, perché non lo vedo, perché devo scappare da tutte le sue granate. Io vorrei tanto sapere dov'è. Affrontami da uomo se lo sei. Io ti affronterei pure, solo che, ti ripeto, mi spari una volta, ma ammazzi. Ok. Stai cominciando a accusare, eh. Stai accusando, piano piano. Stai accusando. L'importante, ragazzi, l'abbiamo capito, è scappare. Tre granate. Dai, puntiamo a 5. No, è l'unica cosa che non doveva fare. Però adesso
adesso non me l'hai da, cioè non mi ha lanciato via. Il che è buono, vuol dire che piano piano. Oh merda. Oh cazzo. Inizia la festa. Falla iniziare sta festa, dai. Affrontami da uomo, se lo sei. Maledizione. Tanto prima o poi ricapiterai vicino a quei cosi lì. Madonna. Via. Affrontami da uomo, se lo sei. Attenzione, che succede? Che succede? Lazarevic! Ma perché cercate sempre il dialogo sull'ultimo? Tu pensi che io sia un mostro, ma non sei affatto diverso da me. Quanti uomini hai ucciso? Dei tuoi tantissimi. Così si fa. Nessuna compassione né pietà. Fallo! No. Non ne hai il coraggio, vero? Forse no. Ma loro sì. Ah! È così che si conclude la storia di Lazarevic. Oddio. Corri Nate, corri. No, la visuale è così, no, la visuale è così, no, la visuale è così, no. La visuale è così, no, la visuale è così, la odio, la odio, la odio, la odio con tutto me stesso. Con tutto me stesso, la odio. Nate? No. È vivo. Nate è vivo. Oh, cazzo, no. Cosa? Dietro di te! Attenzione! No. Tenetemi! Oh cazzo. Ok, sono fatta a calciarlo via, sì. No, 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 no. Eccoci. Madonna, che culo. Questo paradiso viene divorato. Che diavolo hai combinato laggiù? Alla fine di boss finali non abbiamo uccisi. Ok. Ce l'hai? Ci stiamo mettendo troppo. In tutto questo, le navi, i tesori, tutto come primo capitolo. Affanculo. Hanno ricostruito almeno il paese al poveraccio, no? Elena sta bene, Elena sta bene. Elena. Oh cielo, no. Elena, resisti, ok? Resisti. Non abbandonarci. Andrà tutto bene, te la caverai, andrà tutto bene. Elena, non puoi. Elena. Money, 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 money.
Oh, non può non ridere davanti a un coso così, dai. Ok, fra. Allora, è stato un viaggio lungo e strano. Molto particolare. Eh già. Dovresti fare l'eroina più spesso. Ti si addice. Io la cocaina. No. Dimmi una cosa, Nate. Dimmi. L'ami? Un po'. Chloe, mi dispiace. No, io... non ti preoccupare. Davvero, ma fatti un favore, cowboy. Sparisci. Diglielo. Chloe. No. Tocca a me andarmene. Ma ammettilo, ti mancherà questo culo. Chiude in bellezza. Beh, c'è qualcuno che dovrebbe essere a letto. Sally, tornato. Testarda come un mulo. Non sono testarda, sono irrequieta. Quindi, niente zaffiro gigante. Te lo ripeto, no. Ne sei sicura? Sì. È solo una metafora, Sally. Le metafore non pagano i debiti. Succederà qualcos'altro. Basta avere fede. Già. Aggiungi un quarto di... Enrico. Avrei 25 cents. dove è andata Chloe? A dopo. Oh no. Sei un vecchio sporcaccione, Sullivan. Hai fatto bene, Nate. Lo so. Dispiace per il vecchio, ragazzi. Dispiace per lui. Sì? Allora, adesso dove andiamo? A fanculo, so. Non ci ho ancora pensato. Come no, certo. Se è per questo, nemmeno io. Bene. Allora, in una scala da 1 a 10, quanta paura avevi che morissi? 10. Come 4. Sì, perché? 4. Un 4. Sì. Per me tu eri un 8. Un 8? Sì, senza dubbio un 8. Un 8? Quei guardiani erano un 8. Stai scherzando? Beh, erano terrificanti. Allora chi un 10? Ai pagliacci. I pagliacci la spuntano sulla mia morte. Io odio ai pagliacci. Odio i pagliacci. Oh cielo, pensavi che fossi morta? No. Tu pensavi che fossi morta, no. Sì, invece. No, ti ho sapevo visto che eri con me. Hai pianto. Pianto. Stava piovendo. Non è vero. Eri priva di sensi. Bellissimo sto fiano, ragazzi. Mi piace un botto. E tu stavi piangendo. Il sole, ma sei risvenuta. Vabbè. Ho le tue lacrime in un vaso. Ho le prove. 4. Bellissimo, ragazzi. Non è minimamente comparabile con con Uncharted 1 Drake's Fortune, ragazzi. Proprio due giochi da un, forse graficamente uguali, ma completamente diversi. Mi ha messo alla prova questo gioco, non posso nasconderlo, perché in realtà l'ha fatto, ma onestamente mai come il capitolo di inaugurazione della serie. Bellissimo, storia che scorre, capitoli ovviamente più lunghi, più capitoli perché sono stati 26 rispetto ai 22 di prima. Storia molto più avvincente, molto più, diciamo che ti entra dentro, molto più sentimentale. Personaggi molto più di rilievo, personaggi anche maturati rispetto al primo capitolo. E ragazzi, adesso veramente tutto da guadagnare, perché io ho grandi aspettative da Uncharted 3 che andremo a giocare. 4, l'eredità perduta, in realtà li abbiamo già giocati, sono già sul canale, giocati anni fa per PlayStation 4, adesso con la PlayStation 5 li rigiocheremo da capo nel cofanetto che hanno rilasciato l'edizione
dell'eredità dell'Adria, appunto, che tra l'altro ancora l'ha imbustato e lo apriremo a tempo debito. Bellissimo anche il setting di questa di questo capitolo, tutto praticamente sulla neve, a parte il periodo Borneo-Nepal, tutto in bianco, alpinismo, i mostri, anche gli antagonisti, tanta roba. Questo Harry Flynn che all'inizio amico e poi se ne va, e che dire, molto, c'è stato veramente un salto in avanti veramente grande. Mi ricorda molto il salto in avanti che ha fatto Assassin's Creed dall'1 al 2, veramente migliorati tantissimo. Questo è un gioco che posso dire nel 2024, ovvero 15 anni dopo la sua uscita, che è vecchiato bene. È un gioco che, se venisse restaurato come hanno restaurato per esempio The Last of Us, non penso che lo faranno, perché The Last of Us ha una popolarità che è veramente oceanicamente più vasta rispetto a Uncharted 2, però è un gioco che, se magari pareggiato con la grafica di una Real Engine o quello che vuoi, spazza via tante concorrenze. Detto questo, ragazzi, io vi lascio perché siamo giunti in fondo al 26esimo capitolo. Ce li siamo fatti tutti. Ragazzi, un bacione. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima, perché saremo con Uncharted 3. E vi ringrazio anche per chi ha visto le live, insomma. Mica roba da nulla. Ciao a tutti, ragazzi, e grazie.